Dal Vodafone Theater di Milano andiamo a scoprire l'iniziativa Impulso Digitale. Questo è il primo evento della Class Digital Experience Week, un'intera settimana che Class Editori ha voluto dedicare a far sviluppare la conoscenza dei vantaggi che l'innovazione digitale può dare a tutti, dai bambini fino agli anziani, da chi fa un'attività economica fino alla pubblica amministrazione. Abbiamo chiesto a tutte le aziende che fanno il digitale di aprire i loro cancelli e di accogliere le persone spiegando quello che davvero c'è dietro il digitale che ci cambia la vita tutti i giorni. Vodafone è stata la prima e in questo evento abbiamo fatto un test sulla preparazione digitale delle aziende, le piccole e medie aziende italiane che rappresentano oltre il 70% del valore aggiunto del nostro prodotto interno lordo. Quanto ne sanno davvero? E beh, il loro voto in base al Ready Business Index di Vodafone in sala è rimasto piuttosto basso, ma questo ha soltanto enfatizzato nella testimonianza di 5 aziende di settori e dimensioni diverse quanto si possa ancora fare e quanto sia urgente farlo, perché ci sono opportunità ma soprattutto anche rischi. Chi non cambia in fretta corre il pericolo di restare tagliato fuori dalla crescita dell'economia. Imprese e digitale, abbiamo visto oggi che c'è tanto da fare ancora in Italia e in pochissimo tempo. Vodafone? Ma lasciatemi dire, questa è una bellissima opportunità per Vodafone, perché Vodafone per il mondo delle aziende può essere un partner fantastico nel spingere nel digitale. Digitale vuol dire aiutare le aziende a migliorare il rapporto con i propri clienti, facendolo evolvere verso un mondo digitale, migliorare i processi, ma migliorare anche i prodotti con l'internet delle cose. Quindi per Vodafone è una grandissima opportunità. E noi del mondo aziende di Vodafone ci dobbiamo mettere con grande umiltà a imparare ad ascoltare i clienti, capire sempre di più il loro business e formulare delle soluzioni che gli permettano di essere più digitali e quindi fare meglio il loro business in tempi veloci. Questa è la vera nostra sfida, però dietro anche una sfida c'è una fantastica opportunità. Quindi io vedo il bicchiere non solo mezzo vuoto, ma totalmente quasi pieno, e quindi dico sempre alla mia squadra: buttiamoci, perché in questo momento, l'abbiamo visto anche oggi, la domanda è fortissima e quindi dobbiamo essere veloci a intercettarla. A oggi sul 4G siamo leader di mercato, riconosciuti anche esternamente da osservatori indipendenti, e sulla fibra, che già siamo arrivati a 500 megabit per secondo a Milano, a Torino, a Bologna, nel mondo consumer, nel mondo enterprise siamo arrivati a fare dei collegamenti a 10 gigabit per secondo. Quindi anche nel mondo aziende il cliente capisce che l'integrazione tra rete 4G e quindi la larga banda mobile e la fibra sono non più risulta che si può avere sul mercato. Questo è uno dei risultati più tangibili quanto Vodafone è avanti su questo mercato. Dalla vendita delle auto all'assistenza ai clienti, come sta cambiando il vostro mondo? Beh, diciamo che la tecnologia oggi ci permette di fare un cambio epocale in quello che è il mondo della manutenzione e della riparazione delle auto, ma comunque in generale anche il fronte della sicurezza. In questo progetto con Vodafone Automotive, che sta proprio partendo in queste settimane, qualsiasi auto usata può dotarsi di un dispositivo che è in grado di collegare l'auto stessa alla concessionaria, e attraverso questo collegamento ha la possibilità di intercettare tutte quelle che sono le necessità dell'auto e quindi dell'utilizzatore, legate sia alla normale manutenzione ma anche indicazioni legate alle scadenze, come possono essere revisioni o cambio degli pneumatici. Quindi diciamo che questo legame che il mondo digitale ci permette di avere con il nostro cliente a supporto delle sue necessità in maniera tempestiva, cioè quando ce n'è bisogno, credo che sia davvero un'evoluzione molto interessante ed importante nel nostro mondo.